E ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Scarlatto. Lo vedete lì, in lontananza, il Pokémon dominante. Esatto, in questo episodio andremo a sconfiggere proprio lui. Non mi sembra molto ispirato come design, ma visto che ormai siamo agli sgoccioli, perché più o meno abbiamo finito quasi tutto, mancano due dei dominanti, due della banda del Team Star e due capi palestra. Quindi terminiamo il tutto e andiamo avanti con l'avventura per vedere cosa succederà in futuro in Pokémon Scarlatto. Molto curioso di sapere, anche perché gli antagonisti ancora non si sono visti. Quindi andiamo avanti. Allora, chi abbiamo qui? Giusto, come si chiama? Cosa dice la descrizione? Giusto per capire. Allora, il dominante del sottosuolo. Informazioni non confermate. Però è acciaio, dice. Quindi possiamo supporre che è un tipo acciaio. Dominante del sottosuolo. Un Pokémon che richiede cautela. I minatori dell'area 3 Est, nota per le sue frane, raccontano di un essere gigantesco che si aggira nelle viscere della terra. Si vocifera che si tratti proprio di questo Pokémon. Allora, possiamo supporre quindi che è un tipo acciaio terra, perché ci dà la medaglia terra, la medaglia acciaio. Quindi possiamo supporre così. Quindi acciaio, potremmo tenerci qua Quaquaval, che tanto è lotta. Ehi là, oddio. Scusami, cioè, avrei da fare. Perché scappi? Però se facciamo così, fuck you. Già questo mi sta sui maroni. Ah no, vabbè, si poteva salire. Ancora? Oh, hai rotto le palle. L'ho preso. Ok, non l'ho preso. Facciamo cazza così. Questa volta l'ho beccato. Non l'ho beccato? Sì, sì, l'ho beccato. Ma quanto è brutto? Che è sto coso? Che è sto coso? Ma che è? Earthworm, il dominante del sottosuolo. Non ho idea, breccia forse, dato che è acciaio. Ha resistito. Cioè no, ha resistito un paio di palle. Sa che è un livello un po' bassettino questo, eh. È entrato nella caverna. No, Quaquaval, che cacchio fai? Ti metti a dormire? Cerca il dominante del sottosuolo. Vado. Anche se questa ho idea che sia un po' deboluccio. Non vedo nulla. Ok, meno male. No, perché non si vedeva nulla. Ehi là, Earthworm. Quindi è un tipo acciaio terra. Ma dove diavolo ce n'è andato questo? Ancora qua, Piove. Oddio, vabbè, abbiamo capito, Earthworm. Dai, mi ha rotto già i maroni. Catturato. No. Dove è andato? Beccato. Ora si potenzia come al solito. L'Earthworm dominante si è messo a mangiare qualcosa. Ormai sappiamo già di cosa si tratta. Ecco Pepe. Joe, sei riuscito a stanare il Pokémon dominante? Sì, sì, vabbè, è quello che ti ho detto. Cioè, quello è il dominante del sottosuolo. È lunghissimo. Ma dai, sembra pieno di energie grazie alle sostanze nutritive della spezia. Joe, dobbiamo unire le forze. Sei un po' incazzato, devo dire. E boh, breccia di nuovo. Tanto ti facciamo secco in una volta. Anche se l'avversario è grande e grosso, io e Todd School lo faremo arrosto. Non c'è bisogno, ho fatto io. È un po' basso di livello. Sconfitto. E beh, bassettino di livello, sicuro.
Guarda i punti esperienza. Ma dai, ce l'hai fatta, Joe. Ottimo lavoro. Comunque non mi aspettavo che il Pokémon dominante avesse quella faccina. Che ridere. Sì, in effetti è un po' bruttarello. E c'è che gli penzolo dallo zaino? Ah no, niente, mestolo. La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Setacciamo il posto prima che ritorni. Come al solito, eh? Dov'è? Dov'è? Ma dai, era qui! Ecco la nostra bella spezia. Spezia nascosta salata. Che forma, che colore, che lucentezza. Sembra una di quelle cose che fanno schifissimo, ma sono ottime per la salute. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta salata allevia il dolore e il formicolio alle mani e ai piedi. Pare che sia efficace anche contro la debolezza muscolare. Mi metto subito a preparare. Wow! Un po' di questo, un po' di quello e what the? Pronti? Ecco un panino salutare che fa bene al corpo e alla mente. Mangialo, ammirando la medaglia dominante dell'amicizia. Sconfitto il dominante del sottosuolo. Sì, dai, ora la solita tiritera. Tu che hai fatto il panino anche per cosa? Bla bla bla. Qua. Vuoi dare il panino a Corrado? Ma mangiatelo tu, dai, vai tranquillo. Questo è per te, Mabo Stiff. Ah, da dove l'hai tirato fuori? Dalla tasca il panino? Gnam gnam gnam. Ora immagino che si possa alzare. Oh, stai mangiando proprio di gusto. Grande Coraidon. È un altro potere che hai ritrovato. Balzo. Forse sta recuperando le sue capacità fisiche un po' per volta. Però sembra che non riesca comunque a tornare alla forma lotta. L'ha fatto deprimere. Fisicamente sembrerebbe a posto. Forse non riesce a tornare alla sua forma originaria per via di un blocco psicologico. Blocco psicologico? Una ferita dell'animo, tipo un trauma. L'ho letto in qualche libro. Magari ha paura di lottare perché ha avuto un'esperienza spaventosa durante una lotta. Bah, tanto sia lui che Mabo Stiff un giorno si riprenderanno completamente. Allora, Mabo Stiff, com'è la spezia? Sta facendo effetto. Stiff. Ah, scusa. Non è che devi migliorare proprio ogni volta che ne mangi. E non è detto che le spezie abbiano un effetto immediato. Mabos. Tranquillo, non c'è problema. Ci pensiamo io e Joe a farti tornare in forma. L'ultima spezia deve essere quella più potente. Sì, per forza. Beh, Joe, il prossimo sarà l'ultimo viaggio in cerca di spezie. Mettiamocela tutta per trovare quella che ci manca. Dai, che ce la facciamo! Hello, Joe, sono sempre Olim. Sempre l'ho aggiunto io. Coraidon sembra aver recuperato un altro potere originario. Quando sei in groppa al Pokémon, prova a premere il pulsante B. Dovrebbe saltare più in alto. Adesso puoi tenere premuto il pulsante B per saltare ancora più in alto in groppa al tuo Pokémon. Per fare salti più piccoli, invece, puoi premere il pulsante B brevemente. Continua a prenderti cura di Coraidon, conto su di te.
Ma vediamo che balzo fa, scusami. Oh my goodness. Ok, questo è il salto normale. E questo è il salto lungo. Spighette. Strumentino. Scuro vuole proteina. Va bene, meglio di niente. Va bene ragazzi, terminiamo qui questo episodio. Andremo avanti nel prossimo. Ma lì sopra c'è Earthworm. Che figata, salta così. Per chi lo volesse, io no. Ci abbiamo Earthworm qui. Livello 26. Io non mi interessa, sinceramente. L'è proprio brutto. Il prossimo episodio, cosa faremo? Che ci manca? Ci manca, allora, uno del sentiero leggendario, ovvero il dominante. Che ci manca solo questo, praticamente. Sì. Invece ci mancano due della base del Team Star, ovvero lui e lei. E abbiamo ancora due palestre, ovvero abbiamo lei e quella di Sierra Nevada. Ok, quindi prossimo episodio direi che andremo a sconfiggere una base del Team Star. Dai, che mi viene più voglia. Andiamo in questa qua. E come si chiama? Che non ricordo. Base di visione lotta di Nespera. Quindi, ragazzi, molto curioso di sapere la squadra che ha. E finiamo qui, terminiamo qui l'episodio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!